Che cammina sui fianchi al posto delle orecchie tre spine, una grossa, una media e una piccola, due occhi triangolari gialli a posto del naso, due buchi e davanti alla bocca una specie di mascherina che poi emetteva luce, cioè quando mi parlavano alla mente vedevo questa luce che usciva fuori. Poi chiaramente sono color olivastro, sono rasposi, mi chiamano i lucertoloni, io non lo so cosa è. Beh, non sono belli da vedere, perché poi alla fine io ero terrorizzato, non li ho accettati e non li accetto neanche adesso. So solo che dopo 11 incontri loro mi hanno detto che ritorneranno. Allora, il DSM-4 è il manuale scientifico che in tutto il mondo viene utilizzato da psichiatri e psicologi, in cui sono stati da circa 30 anni a questa parte catalogati tutti quelli che sono i disturbi mentali conosciuti. Recentemente a questo manuale, che è il più importante appunto, come dicevo, a livello mondiale nel campo psicologico e psichiatrico, è stato aggiunto un nuovo capitolo, una revisione che ha preso in considerazione quelli che sono definiti appunto i fenomeni anomali, i fenomeni anomali e i fenomeni spirituali. All'interno di questo nuovo capitolo sono stati inseriti in tutto e per tutto quelli che sono i fenomeni ufologici, soprattutto sono stati inseriti, è stato inserito il fenomeno dell'abduction. Ora, innanzitutto è bene precisare che forse per la prima volta a livello scientifico e mondiale viene data una pur minima credibilità a questo fenomeno. Questo perché coloro che hanno redatto questo capitolo, capeggiati dal dottor David Lukoff, hanno preso spunto da tutta quella che è stata la letteratura in merito degli ultimi 10-20 anni e sia dalla parte di coloro che scientificamente hanno studiato questo fenomeno, sia dalla parte di coloro che sono sempre stati scettici su questo fenomeno, hanno cercato di tirare le conclusioni. Quello che ne viene fuori è un quadro estremamente interessante, perché se ne evince che se da una parte il 98% dei casi che sono stati trattati possono essere verosimilmente, uso il condizionale per